sono state 24 ore molto intense, belle, l'inizio di un percorso virtuoso, positivo, costruttivo. Terra di Sicilia, ci tenevo ad abbracciare nel loro luogo di lavoro i quattro deputati regionali che hanno scelto, e per me è motivo di orgoglio, di cominciare questa battaglia di cambiamento con la Lega. In questa stessa settimana, dopodomani, sarò dall'altra parte dello stretto, sarò a Reggio con altri quattro consiglieri regionali che si insedieranno da qui a breve in Regione Calabria, e quindi vedremo di portare avanti, di fare passo alcune battaglie di interesse comune che hanno il lavoro, le infrastrutture, penso alla vicenda ormai pluriennale del ponte che va sbloccata, l'alta velocità che deve arrivare ovunque, l'agricoltura, la pesca, il turismo, alcuni temi che alla Lega sono particolarmente cari, quindi incontri positivi e costruttivi, sia ieri con il governatore Musumeci che oggi con la presidenza del Consiglio. Una delle emergenze nazionali di cui abbiamo parlato anche poc'anzi durante il caffè è quella della burocrazia. Solo in sovrintendenza a Palermo sono ferme sulla scrivania 18.000 pratiche. 18.000 pratiche che evase nell'arco di qualche mese significherebbero migliaia di posti di lavoro e milioni di euro di indotto e di ricchezza. Questo vale per Palermo come vale per tutta Italia. Quindi un completo ribaltamento del sistema burocratico legislativo a livello nazionale significherebbe un aumento del PIL in termini percentuali che non vediamo da anni, e quindi la Lega e Regione lavorerà su temi molto concreti. Ci portiamo a casa alcuni compiti, la Palermo-Catania non può versare in queste condizioni. Ho incontrato ieri una delegazione di autotrasportatori che pagano circa 300 euro in più per ogni trasporto e quindi vengono messi fuori mercato, evidentemente. Ho incontrato una delegazione di avvocati a nome delle migliaia di avvocati italiani che ci chiedono di fare il possibile e l'impossibile in Parlamento per bloccare una pseudo riformicchia della giustizia che solo buona fede può ritenere utile al Paese. Abbiamo incontrato delegazioni di medici, di pescatori, e quindi sicuramente non ci mancherà il lavoro da fare. Conto di tornare presto in terra di Sicilia, magari sul versante orientale se ci riesco già questa settimana, perché con il governatore Musumeci abbiamo parlato anche di interventi concreti, e penso a un intervento per Messina che da un secolo e più attende che vengano messi in sicurezza alcuni quartieri della città, e quindi sono assolutamente soddisfatto di quello che abbiamo costruito come percorso. Se ci sono domande rispondo volentieri. Non abbiamo parlato di assessorati, di rimpasti, di accordi politici, quello dipenderà dalle scelte locali, siamo una forza autonomista e quindi sicuramente non viene Matteo Salvini da Roma a imporre o disporre, ci saranno scelte che faranno liberamente terra bellissima, il governatore Musumeci, la Lega in Sicilia che è totalmente autonoma nelle sue scelte. Ci sono elezioni comunali importanti alle porte, la Lega sarà presente da Marsala a Milazzo, da Enna ad Agrigento, e quindi ci rivedremo spesso nelle prossime settimane. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto, pur non essendo in regione, nei mesi passati, e di quello che faremo ovviamente con più forza e più incisività essendo in regione. Adesso, ieri ho salutato anche i quattro sindaci della Lega in Sicilia, alcuni dei quali sottoposti a minacce indegne di un paese civile. La prossima volta per venire chiederò il permesso al sindaco Orlando, visto che leggendo qualche giornale a qualcuno potrebbe sembrare che Palermo sia proprietà privata di qualcuno, che è una concezione abbastanza bizzarra della democrazia nell'anno del Signore 2020. Vediamo di sollecitare anche il trasferimento del commissariato Reto che abbiamo visitato ieri, perché è l'unico commissariato di Polizia di Stato che è dislocato su tre piani diversi all'interno della stessa palazzina. Io da ministro e anche non da ministro ne ho visitati tanti i commissariati, però un commissariato che è al secondo, al quarto, al quinto piano non l'ho mai visto. E quindi vediamo di lottare contro una burocrazia che da troppo tempo sta bloccando quello che è un intervento
necessario. Stamattina leggevo sui social i ringraziamenti di alcuni residenti del quartiere Ballarò che mi chiedono: Salvini, annuncia più spesso la tua presenza perché almeno puliscono le strade. E quindi io almeno una volta a settimana annuncerò la mia presenza a Ballarò, così il sindaco Orlando è costretto a ripulire le vie del quartiere. Scherzi a parte, sui temi lavoro, sicurezza e infrastrutture c'è tanto da fare. La mia visita in Sicilia mi conferma nell'idea, che è solo della Lega per il momento, ahimè, ma conto che sia di tutti, che l'aver abolito le province sulla carta, aver svuotato le province di competenze, di denari e di dirigenti, è stata una sciocchezza tremenda, perché 17.000 km di strade in Sicilia sono di competenza provinciale e ovviamente se tu svuoti le province di uomini e denari, chi mantiene le strade e le scuole? Nessuno. Quindi un paese serio riconoscerebbe l'errore fatto da quel genio di Renzi, reintrodurrebbe con personale e denari le province, le farebbe eleggere direttamente dai cittadini e non dalle segreterie di partito, e le strade siciliane e le scuole siciliane tornerebbero ad avere un papà, visto che oggi sono orfane. Questo è uno dei ragionamenti che abbiamo fatto oggi. Se ci sono domande, rispondo volentieri.